Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali. Oltre i titoli, gli approfondimenti, le interviste, le voci dalle Marche. Tutti un cordiale saluto da parte di Marco Morosini. La pandemia da Covid-19 rappresenta un'emergenza evidentemente sanitaria, ma anche economica, politica, sociale e comunicativa. Il ruolo dell'informazione, delle tecnologie di comunicazione in questo tempo è essenziale. Ecco, di questo parliamo oggi con il dottor Giacomo Buoncompagni. Benvenuto su Radio Nuova. Ciao Marco, grazie dell'invito. Grazie a te, Giacomo Buoncompagni, dottorando di ricerca in sociologia della cultura e della comunicazione presso l'Università di Macerata, presidente IART Macerata e docente di sociologia del giornalismo all'Università di Verona. Allora, apriamo parlando di informazione che, utilizzando il linguaggio dei decreti, è oggi un servizio essenziale. Ecco, che peso ha avuto la narrazione giornalistica all'avvio dell'emergenza e che racconto si sta progressivamente sviluppando oggi? Allora, la comunicazione e l'informazione sono da sempre due pilastri della società umana, questo è indubbio ed è lo strumento che ha permesso a tutta la civiltà di evolversi nel tempo. In una comunicazione, in una situazione di crisi, di emergenza come quella attuale, la comunicazione, l'abbiamo visto tutti, diventa l'elemento centrale. Noi abbiamo assistito fin dai primi mesi, dalle prime settimane dell'emergenza, prima ancora del lockdown, all'intreccio, a un mix di comunicazioni differenti alla quale non eravamo sinceramente abituati, o meglio, eravamo abituati a comunicazioni, a linguaggi più settoriali, no? Ma le persone comuni non avevano mai conosciuto questo mix così forte di informazioni e di comunicazioni differenti che con il digitale oggi prendono ampio respiro, no? In tutto lo spazio pubblico digitale. Quella della comunicazione scientifica, abbiamo imparato, no? Nuove parole del linguaggio biomedico, abbiamo scoperto la differenza, no? Non così banale prima, tra epidemia e pandemia, ad esempio. Abbiamo tutti scoperto questi DPCM, come funzionano, come vengono costruiti, quali sono le tempistiche e la loro funzione per quanto riguarda la comunicazione istituzionale. E abbiamo visto come la comunicazione giornalistica faccia, no, da supporto in questo caso sia la comunicazione scientifica sia quella istituzionale, perché è grazie ai media che abbiamo capito, abbiamo conosciuto nuovi virologi, queste nuove figure anche di punti di riferimento del mondo scientifico, e abbiamo visto come la politica si interfaccia con il mondo scientifico. E l'informazione su questo è stata di grande peso, di grande importanza. Il problema però che è emerso è che anche in poco tempo, in poche settimane, la grande quantità di informazione ha generato un nuovo virus che non era solo quello pandemico ma anche quello informativo, cioè ad un certo punto si sono intrecciati appunto informazione scientifica, istituzionale e giornalistica, e ognuno di noi, no, ha perso un po' i principali punti di riferimento e quindi ci siamo lasciati andare più alle emozioni, abbiamo letto tutto quanto quello che succedeva attorno a noi principalmente con gli occhi, tra virgolette, delle emozioni. Anche gli stessi giornalisti hanno cercato, no, di tenere alto, no, il nome del principio della pluralità mediatica, dell'informazione, quindi dare voce in qualche modo a tutti e fare un servizio il più completo possibile. Ma questo voler arrivare ovunque ed ospitare una grande quantità di voci alla fine, a mio modo di vedere, ha creato una grande confusione. Ecco, quindi oggi ci ritroviamo all'interno di questi due virus, e il rischio poi è che ognuno, guidato dalle proprie emozioni, si comporti in maniera differente, quindi ognuno segua le proprie regole, le violenze di strada, la ricerca su internet di nuove soluzioni mediche per autocurarsi, quindi una serie di comportamenti che fuoriescono da quelle che sono le direzioni e le comunicazioni del mondo scientifico e politico e istituzionale.
E da qui anche l'appello alla responsabilità di chi comunica, comunicazione giornalistica, ma anche politica e scientifica. Del resto, lo annunciavi, l'emergenza ha portato a galla il problema sempre più evidente della disinformazione. Molte le fake news circolate in questi ultimi mesi, bufale che peraltro hanno corroborato tesi complottiste, addirittura negazioniste. Oggi il problema si sposta anche fisicamente sulle piazze, si mescola, possiamo dire, il tema del complottismo, quindi di manifestanti che appunto ostacolano i DPCM fondamentalmente, e dall'altro lato c'è anche la rivolta sociale. Insomma, che cosa sta accadendo sulle piazze? Ma guarda Marco, ci sono alcune teorie, alcuni studi su quelli che vengono definiti i movimenti sociali e i nuovi movimenti sociali. Ora, che sono gruppi che abbiamo conosciuto dalla primavera araba ai gilet gialli, no? Il fenomeno più recente francese, e a questi gruppi antistrada in Italia contro i nuovi DPCM, che sono ovviamente gruppi con identità, con storie, con obiettivi differenti. Ma se vogliamo, insomma, ecco, nel tempo che abbiamo, fare un discorso più generale, i gruppi che oggi vanno in strada sono gruppi di protesta che hanno obiettivi differenti, no, dai classici movimenti sociali che avevamo negli anni 60, 70, eccetera, e che hanno obiettivi cosiddetti post-materialistici, cioè puntano principalmente ad avere un ruolo e ad avere voce nella società. Non è solamente la richiesta di avere un lavoro, uno stipendio, ma di essere presente nella società e in costante contatto con le istituzioni. Purtroppo sono gruppi che la situazione di crisi su questo non aiuta, sono mossi molto dall'emozione, quindi dal sentimento di rabbia e di ansia che inevitabilmente porta anche a una violenza che è verbale, soprattutto nell'online, l'abbiamo visto con il fenomeno delle speech anche prima della pandemia, ma che è una violenza poi anche fisica nel momento in cui la comunicazione online, le proteste online nelle piazze virtuali, chiamiamole così, non bastano. E le fake news vanno a rafforzare tutto questo sentimento di rabbia, perché appunto l'essere umano guidato dalle emozioni cerca sempre delle proprie certezze, no? Cerca dei punti di riferimento. Nel momento in cui questi punti di riferimento vengono meno, quindi può essere lo Stato, può essere un lavoro, eccetera, chiaramente si lascia guidare dalle emozioni e si formano quei gruppi neotribali che abbiamo visto online, ma che oggi abbiamo anche nelle piazze, quindi dei piccoli gruppi, no, dove ognuno segue i propri obiettivi, segue le proprie idee, e quindi si crea uno stato sostanzialmente di non comunicazione, una chiusura totale, dove ognuno raggiunge in maniera personale, con le proprie idee, con le proprie azioni, anche violente, i propri obiettivi. Ecco, queste bolle culturali, questi gruppi tribali sono un problema sociale oggi molto, molto importante, perché appunto poi si scatenano anche come abbiamo visto anche ieri, quando questo stato di non comunicazione raggiunge il picco, quindi abbiamo la violenza, la devianza, la criminalità, e abbiamo anche casi di terrorismo che si mescolano a una crisi nella crisi sostanzialmente. Quindi non sono casuali tutti questi fenomeni durante e post, diciamo, la fase 1 alla quale stiamo assistendo. Quindi ecco, anche da un punto di vista istituzionale e scientifico, se parliamo di responsabilità, l'obiettivo ora è in qualche modo cercare di ricomporre il puzzle comunicativo, sia da un punto di vista politico e sia da un punto di vista scientifico, quindi creare una sorta di equilibrio informativo, senza, ecco, non per fare polemica, ma per ragionare anche con i radioascoltatori, un equilibrio informativo che in qualche modo, per esempio, ponga sullo stesso piano il tema della salute e quello dell'economia, perché uno non può prevalere sull'altro in una situazione di emergenza così, così forte. Chiaramente non è semplice, ci vuole ancora del tempo, ma sono stati fatti degli errori non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo, no? Si sta perdendo un po' quel senso identitario, no, del noi, e anche a livello europeo
si parla ancora esclusivamente di economia, ogni nazione cerca delle proprie soluzioni e tende a chiudersi, no? La chiusura dei confini è anche una barriera politica, economica, cognitiva, emozionale. Ecco, quindi queste chiusure in qualche modo sono forme di ricerca di una propria autonomia, ma che non portano da nessuna parte, perché il mondo rimane comunque interconnesso e il problema della pandemia sappiamo che è un problema globale. Certo, naturalmente nel parlare di rivolta sociale distinguiamo quelle che invece sono manifestazioni pacifiche. In ogni modo, Certo, sì. questioni che, infatti, come naturalmente hai giustamente detto, si tratta di realtà molto differenti che spesso appunto si trovano comunque a manifestare in modi ovviamente molto, molto differenti, a testimoniare il fatto che la crisi che stiamo vivendo è anche una crisi economica e mette in Certo. ginocchio molti, molti settori. Ecco, a proposito di lavoro, sappiamo che la comunicazione si sostanzia anche nei device, che oggi stanno consentendo anche nuove modalità di lavoro. Pensiamo allo smart working, la didattica a distanza per quel che riguarda l'istruzione e la formazione, la telemedicina, in alcuni casi naturalmente virtuosi, e nella vita di tutti i giorni, nella vita di tutti noi, il mantenimento dei rapporti personali. Ecco, che peso ha il digitale oggi? E come il digitale ci sta cambiando? Beh, guarda, il digitale ci ha cambiato parecchio, anche qui senza entrare troppo nel dettaglio, ma insomma gli studi sui media, come anche tu sai bene, per molto tempo si sono concentrati sullo studio del contenuto, no, del messaggio. In realtà, in una prospettiva più ampia, i media oggi dovremmo sempre più intenderli come ambienti, come spazi dove tutti gli individui all'interno, no, si ritrovano, dove le culture si evolvono, nascono nuove relazioni, nuove forme di incontro, di collaborazione, di scontro anche, di cooperazione. E l'online è ovviamente oggi un prolungamento della nostra realtà sociale, dell'offline, no? Alcuni parlano anche di on-life per appunto cercare di descrivere la realtà sociale come un prolungamento, no? E unita a quella virtuale e viceversa. Di conseguenza, vivendo all'interno dello spazio digitale, non cambiano solo le relazioni, non cambiano solo i bisogni degli esseri umani, quindi quelli politici, culturali, eccetera, cambiano anche le modalità di lavoro, cambiano anche i sistemi economici. A mio modo di vedere, anche per quella che è stata un po' l'esperienza personale, ma anche confrontandomi con alcuni colleghi che lavorano nelle scuole, nelle università o nelle aziende, sicuramente quello dello smart working è un settore dove investire sempre di più, soprattutto in questi casi dove chiaramente il frequentare altre persone o relazionarsi in contesti sociali può diventare in alcuni casi di forte emergenza un problema. Quello dello smart working sicuramente è una buona soluzione per cercare in qualche modo di mandare avanti, no, l'economia e senza perdere posti di lavoro. Quindi le nuove soluzioni in questo caso sono sempre le benvenute e il digitale ci aiuta. Chiaramente, ecco, quando poi le crisi durano per troppo tempo e quindi le nuove soluzioni anche di lavoro e di relazione che vengono introdotte nei contesti di crisi non sono più diciamo soluzioni temporanee, quindi le crisi non sono più crisi, ma si forma una nuova normalità, alcuni l'hanno chiamata, quindi un cambiamento che poi cambia sostanzialmente, no, tutta la storia umana, tutto il modo di lavorare, di relazionarci e di creare forme di conoscenza. Quindi il rischio è un po' questo, cioè siamo in un momento oggi centrale, no, tra quello della crisi e quello del nuovo cambiamento. Bisogna, secondo me, anche qui creare una sorta di equilibrio, cioè investire sì sul digitale, ma non tralasciare del tutto quello che sono stati finora gli investimenti anche sui posti di lavoro, sulle scuole. Credo che sia difficile pensare oggi a un mondo totalmente no, online, ma appunto creare un equilibrio tra il frequentare l'ufficio, l'andare a scuola e una didattica a distanza e dei convegni no, dall'altra parte dello schermo. Secondo me, ecco, focalizzarsi solo su alcune soluzioni e investire solamente su alcuni
situazioni di cambiamento potrebbe essere poi più avanti un errore, ma proprio nella relazione, nella conoscenza anche dell'altro, potrebbe addirittura, secondo me, creare anche un effetto contrario, cioè rafforzare, no, queste forme di chiusura e di non comunicazione di cui parlavamo prima. Sì, infatti, sulla base però di queste riflessioni, naturalmente sul presente, adesso vorrei, insomma, cercare con te di fare qualche previsione. Scenari post-Covid-19, insomma, che orizzonte si prospetta per il futuro? Allora, si parte inevitabilmente dalla ripresa che sarà lunga, sarà complessa. Ma quale appunto avvenire si prospetta? In parte hai già risposto, dal tuo punto di vista non sarà un mondo completamente digitale. Ecco, ma che peso avrà in futuro, nello scenario post-Covid-19, questa eredità, se vogliamo, dell'emergenza che, insomma, ci ha portato ad avvicinarci sempre di più alle nuove tecnologie? Guarda, come tu sai, e giustamente la tua domanda è più che corretta, in un confronto di questo tipo, insomma, tentiamo di rispondere. Alla sociologia molto spesso viene chiesto di fare, no? Di costruire questi scenari futuri. Insomma, ovviamente è molto molto difficile, c'è chi potrebbe farlo meglio di me, eccetera, ma se insomma possiamo confrontarci anche su questo, ecco, potrebbero esserci due scenari. Allora, uno più positivo, e io auspico insomma che sia così, quindi tentare in qualche modo, ecco, di trovare quell'equilibrio di cui parlavamo prima, ma innanzitutto questo equilibrio, questa maggiore responsabilità, consapevolezza, io mi auspico che parta principalmente dal mondo scientifico e quello delle istituzioni. Quindi cercare un maggiore ordine e chiarezza nella comunicazione affinché quello che si comunica diventa un'azione concreta, no, e più ordinata e anche con un impatto sociale, culturale, economico molto più forte. E, parallelamente a questo, che anche l'Unione Europea collabori non solo negli aspetti più tecnici, no? Ma che ci sia un investimento anche su quelle che possiamo definire risorse simboliche, quindi tutto l'aspetto identitario, la creazione di un noi, eccetera, che con la crisi economica o anche per quanto riguarda le politiche sulla sicurezza con gli attacchi terroristici degli anni scorsi, oggi con la crisi sanitaria lo vediamo, insomma, un'Europa molto frammentata, molto disorganizzata. Quindi io mi auspico che questa situazione di crisi possa in qualche modo si possa cercare di creare degli equilibri in termini di comunicazione e di azioni proprio concrete, economiche e politiche da parte del governo italiano e da parte delle istituzioni europee. Il mio timore è che invece, sai, per natura gli esseri umani si comportano, agiscono, collaborano, abbiamo visto nella fase 1 forme di solidarietà, no? L'andare tutto bene, il cantare sui balconi, che oggi vengono meno, perché appunto sale, emerge questa sensazione questa emozione di rabbia, sensazione di ansia, di perdita, eccetera, di punti di riferimento, e non vorrei che se insomma si superasse poi questa fase 2, no? Iniziasse la fase 3, non si faccia l'errore di quest'estate, cioè di allentare in modo eccessivo alcune misure, allentare anche il senso di responsabilità individuale e che quindi sia un continuo, no, riemergere, uscire, riemergere, uscire dalla crisi, e che però, ecco, questo a un certo punto porterà a uno scoppio ancora più grande di disintegrazione proprio della società. Ecco, non è uno scenario abbastanza catastrofico, ma per dire che, ecco, quest'estate, secondo me, nel passaggio tra la fase 1 e la fase 2 c'è stato questo rilassamento, no, istituzionale, sociale, politico, che sicuramente non ci ha aiutato, non solo in Italia, ma in tutti i paesi del mondo. Quindi, in una parola, ecco, se posso risponderti, dovremmo imparare a partire dai piani alti, quindi dalle istituzioni, a saper curare meglio la comunicazione. In termini filosofici e sociologici, curare la comunicazione non significa parlare bene, semplicemente in maniera ordinata e chiara, ma significa saper prevedere quelle che sono le conseguenze
delle mie parole e quindi delle mie azioni. Quindi comunicare non semplicemente un DPCM, ma quale comprendere quali possono essere le conseguenze anche del mio DCPM o di determinate azioni. Quindi una comunicazione, no, ad ampio raggio, che abbia diciamo uno sguardo anche verso il futuro e non solamente concentrata sul presente. Ecco, quel che è certo è che possiamo dire che il mondo della comunicazione sarà centrale anche in una prospettiva post-Covid-19. Giacomo Buoncompagni, dottorando di ricerca in sociologia della cultura e della comunicazione all'Università di Macerata, presidente AIART Macerata e docente di sociologia del giornalismo all'Università di Verona. Grazie per essere intervenuto e grazie naturalmente anche per aver dialogato su questi temi, che sono temi di stretta attualità, da una prospettiva attenta, analitica. Ci risentiamo, Giacomo. Grazie, grazie a voi, grazie Marco, buona giornata. Grazie, grazie ai nostri ascoltatori per l'attenzione. L'informazione prosegue sul nostro sito radionuova.com, sulle nostre pagine social Facebook, Twitter ed Instagram di Radio Nuova. Da parte di Marco Morosini, l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.